Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi stiamo girando una bella playlist dedicata ai frutti minori ed è arrivato il momento del gomi del Giappone, chiamato anche come albero dei coralli. Lo facciamo insieme a Dennis. Eccoci qui Dennis, allora, cosa dire di questa pianta? Allora, questo qui abbiamo un gomi del Giappone. Ci tengo a precisare il nome scientifico, ovvero Eleanius umbellato, perché in realtà esistono due gomi del Giappone, uno a frutto tondo, in questo caso l'umbellato, e uno a frutto lungo che si chiama Eleanius ebingei. La differenza dove sta? Sta appunto nel frutto, che questo qua è tondo e l'altro è leggermente più allungata, e poi proprio nella pianta stessa. Infatti l'Eleanius umbellato rispetto all'ebingei non è una sempreverde, e l'ebingei potreste averlo già visto perché viene utilizzato anche spesso e volentieri in giardini pubblici, ha una foglia molto simile ma leggermente più argentata. Comunque concentriamoci su di lei in questo caso. Viene definita anche albero dei coralli perché appunto questa pianta, il frutto di questa pianta a maturazione viene tutto puntinato di bianco. Quando è che va a maturazione, Dennis? Questo nel periodo autunnale. Praticamente, allora abbiamo nel periodo autunnale la maturazione dei frutti che conferiscono appunto albero dei coralli. Perché? Perché viene conferita alla pianta questo aspetto, con queste bacche tutte puntinate di bianco, molto particolari, sembrano dei coralli. È una pianta che viene sui 4 metri d'altezza, non è particolarmente esigente sul terreno, quindi ho visto anche che può essere collocata in zone ad alta salinità, infatti è una pianta che si presta molto bene anche in prossimità di zone costiere. Questo appunto non vuol dire che bisogna limitarsi solo alla zona costiera per la coltivazione, infatti sono piante che arrivano anche a 20-25 gradi sotto zero come rusticità, quindi può essere coltivata. Cioè, possiamo spaziare dalle Alpi alla Sicilia con questa pianta? Sì, è veramente molto, molto rustica, ecco, da quel lato poco esigente anche sul terreno. E sono appunto, come dicevo, esemplari di 3-4 metri d'altezza, molto ornamentali, date appunto queste bacche dalla colorazione rossastra puntinata di bianco. Unica cosa, bisogna arrivare prima dei merli, infatti è veramente molto molto attrattiva, viene utilizzata, ho visto qualche utilizzo, come pianta bersaglio, ovvero una pianta per attrarre gli uccellini per evitare che questi vadano su colture più pregiate, se vogliamo così. È come un dissuasore questo, un attrattore di... Sì, no, poi appunto i frutti sono molto piccolini, calcoliamo la bacca di un ribes in maturazione, quindi veramente molto piccoli, leggermente acidulo come gusto, possono essere consumati freschi, oppure esistono, potete trovarle, qualche ricetta sulla realizzazione di alcuni liquori. Ah, si può fare anche quello? Sì. È generosa come produzione? Sì, è molto generosa, frutti molto piccoli ma molto generosa, questo quindi... mi ripeto nuovamente, e molto la sua generosità viene poi premiata a livello ornamentale, albero dei coralli, proprio per questa marea di frutticini puntinati di bianco che danno questo effetto alla pianta. Quindi se vogliamo del colore in un ottobre, giusto? Sì, siamo ad ottobre. Ecco, se vogliamo... Inizia già a perdere le foglie, tante volte c'è ancora le bacche su... Quindi se vogliamo mettere un tono di colore nel nostro giardino, ricordatevi di questo nome che ripetiamo... Gomi del Giappone. Del Giappone. E Eleanius umbellato in questo caso. E ricordatevi anche di Dennis Collection, che potrete trovare anche su internet il sito proprio di Dennis, dove trovate l'intera collezione di questi frutti minori. Noi vi salutiamo, come sempre vi chiediamo anche di mettere un bel pollice all'insù, di condividere i nostri video e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!